No, però se mi si è buggato un tesoro un po' mi girano i coglioni. No, ma magari solo una roba che No, con... no, 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 ho ricaricato, adesso non succede niente. No, però non si può fare un gioco così di merda, non si può. Qua dicono che se ci vai dopo aver battuto Moro, non va più. Questo è proprio un errore che fa da dilettanti, non da AAA. Cioè, è un gioco del cazzo, fatto da degli imbecilli di merda. No, perché se... Ora vabbè, però se uno che vuole il platino e non può raccogliere tesori perché fate le cose di merda, capisco che... Oh, io sto andando dove devo andare. Boh, io sono senza munizioni. Non ho capito Vediamo. cosa è successo, non ho sentito, non mi interessa. Sto sentendo dei rumori. Allora. Ma praticamente quindi non è un bug del gioco, è proprio una roba che o ci vai lì o se no te lo inculi praticamente. Loro hanno deciso che se ci vai dopo la vita è bastarda. Minchia, ma da strati di merda qua. Boh, ci sto venendo anch'io, tanto lo salvo. Vai a fanculo. Andate a fanculo, stanno. Abbiamo il piano. Qua c'è un altro tesoro, Ma fondamentalmente. sta porta si apre o cosa facciamo? Di preciso. Ma niente Ma proprio. che hanno? Ma questa è sta novità? Andati di canto qui con l'arco. E basta, raga. Questa è la parte questa è la parte del cazzo. Immaginavo doveva venire la parte dove dovevamo Sono fare. stati spaccando i coglioni, però. Non se ne può più. Poi abbiamo finito. Boh, ho fatto sposare per vedere sparo. Qua dovrebbe esserci il tesoro, ma dove cazzo è? Sono al terzo piano. Non ancora salito. Dai, va. No, ma... Boh, forse li ho ammazzati tutti, questi pezzi di merda. Sai cos'è il problema? Che queste robe qua mi rovinano l'esperienza. Io adesso non c'ho proprio Sì. Sì, io so che da quando non ti hanno il tesoro adesso stai... è lo scazzo, Eh immagino. sì, perché ti fa, Bisognerebbe venire da tutto in culo. è una meccanica stupida, ti fa, mi girano i coglioni, mi sembra di aver... Guarda. Madonna, ma quanti cazzo sono? Ma mi avete rotto il cazzo. This must be their den. E questa parte il problema è che sarà tutta così, lo sai, sì. Questa parte è tutta lupi mannari. Sicuro. Guarda che roba. Sì, ne arrivano a strafottio. Questa parte qua è allucinante. Non è che io voglio prendere quel tesoro e quindi non me ne vado da qua. Devi stare zitto invece di urlare. Ma è arrivato. Io la vedo. Intanto provo a non prendere il tesoro. Eccolo,
praticamente vabbè, ho capito perché. Ok, vabbè, ma allora. Lupi di merda. Qua. Boh, io ammazzo tutti, però qua c'è un problema, io gli ho il tesoro. Perché? Come ci arrivo lassù? Un modo per arrivarci, tanto non è adesso che ci dobbiamo andare. No, ma di nuovo raga. Ah, ma sta lassù, lassù. Mi sa che non è qua che ci dobbiamo andare. Mi sa che non è qua che ci dobbiamo andare. Comunque. Però raga. No, non ci posso salire di qua. E lì. Beh. Ma tanto non posso salire. Non so come arrivarci da questo lì. Sto esplorando, sto facendo. No, ma così scendo giù. Non è qua, mi sa. Poi, dopo aver fatto tutto sto casino, dove minchia devo andare? Devi aprire la porta, magari l'avrà già aperta. Ci sono due leve. Sono una accanto. Ok. Ah, tu sei già andato su. Dopo. Ah, pensavo che stavi cercando il tesoro di qua, perché c'è un tesoro lì. C'è un tesoro lì. Due della mappa. C'è il tesoro nella fortezza. Però non lo sto riuscendo a trovare. Quindi è andata così, cioè sicuramente dobbiamo entrare. Dove minchia lo vedi tesoro della fortezza? Ah, eh sì, indietro, indietro. È indietro, esatto, io ci sono stato lì fino adesso, Adesso sono entrato adesso, però io non c'è stato modo di salirla da sopra. Ora se riesco a tornarci indietro. Orco di basta, ma basta. Ah, o in basso non ci possiamo ancora andare. Perché io sono stato lì fino adesso, Eric. Boh, senti, vedremo al ritorno perché non ci sbatta. Tanto oramai io non me ne faccio niente dei tesori visto che uno non lo posso prendere. Sì, sì, è vero. Quello è vero, infatti per quello ti ho chiesto. Se accannavi o ci provavi ancora. Gioco del cazzo ti fa. Minchia. Minchia, fa un male questi. Ma mai più. No, però Beppe, io li avevo appena ammazzati. Basta. Ma respawnano? Eh sì che respawnano. E non ne posso più. Ma quanti cazzo siete? Cioè, che parte fastidiosa si fa. Basta. Ci me l'aspettavo, Infatti dicevo, ma il livello action è ancora accettabile. Che adesso qua sta diventando. Non è che mi sono mangiato la salute permanente, perché qua... cosa posso fare? Ancora? Basta, mi hai tolto il cazzo. Questa qui è chiaramente la parte della nave di Resident Evil, cioè proprio chiaramente. Cioè, mi sta venendo il dubbio se questa parte è provata a farti finire le cose, perché... Onesto, sono lì appesi che si scopano i cadaveri, tanta roba. Vabbè. Ma vai a fanculo, va, pezzi di merda.
Sono arrivati gli ordini del re. Ritirata. Trovo davvero irritante il dover abbandonare la fortezza e lasciarla a quegli eretici. Se solo avessi un po' di tempo in più, riuscirei sicuramente a cambiare l'esito della battaglia. Ma no, è la mia curiosità verso questo luogo che tenta di influenzare le mie decisioni. A detta degli abitanti del posto, quindi i paraggi sono rovine molto antiche. Il luogo della cerimonia con le quattro statue giganti, le caverne coi graffiti intagliati sulle pareti, il piedistallo di pietra che loro chiamano Calice dei Giganti, che penso sia dove c'è il simbolo dell'ombrella. Da dove provenivano coloro che hanno costruito tutto questo? Dove sono finiti? Non sopporto di dover abbandonare questo luogo senza scoprire la verità. Ma sei pieno qua, ancora? Ma Comunque mezz'ora bruciata. guarda quanti cazzo sono. Una certa non mi sto più sparando, io sono scappato. Ma sì, basta, non se ne può più. Tempo di dirlo, qua sta arrivando qualcosa. No. Aspetta. Ma Altri. no, ma. Dai, qua a camminare sono peccato. Ma che cazzo sono Batman? Io quella nota però non l'ho trovata, quella che gli ho detto prima, perché in un certo modo sono scappato. Boh, magari qua, Ah sì, no, minchia, tu eri molto più avanti. Tu eri dalla roba di salvataggio, te la stai lasciando sta parte. La stai lasciando di brutto qua. Ne ho il cazzo pieno, Beppe. Aia, zio cane! Quindi che stiamo facendo? Vai giù! Che armi sto usando, il lanciagranate? Sì! Boh, lo uso anch'io. Lanciagranate, bombe! Che prima potevo scappare, ho usato un sacco di munizioni. No, no. No. Così proprio no. Ucciso. Bravo. E comunque se avevi ragione tu. Su cosa? Cioè, lo so, però su cosa? Il tesoro. No, no, che il tesoro è nella parte sotterranea. Dai, che Voilà. ci stiamo avvicinando. E ho perso un sacco di tempo prima. Boh. Cioè, sempre se il gioco decide che ce lo possiamo prendere il tesoro, eh? Non dimentichiamoci questa cosa qua. Che può anche finire a... Sai cosa? No. Perché? No. Intanto entriamo nella caverna di Siti senza scaglie. Piena di robe che luccicano da far cadere. Che non so neanche se battermene il cazzo, onestamente. Boh, alla fine era una parte. Appena prendi il coso, l'ultimo flacco. Cioè, adesso guardati sto video un attimo. Video? Aspetta, video. Boh, lui sta guardando un video. Io sono una caverna di cristallo, questo si guarda i video. Sì, vai avanti, la corona di cristallo. Avanti, c'è della roba da prendere, avanti. No, l'ho già presa allora, perché è blu. Te hai trovato tutto in sta grotta di merda, a me manca qualcosa. Ok, ora è blu. Boh, ho preso anche l'ultimo tesoro, boh. Capito? Ho preso l'ultimo tesoro, immagino che dici. Porco Dio. Io ti giuro, me ne ero dimenticato di sta cazzo di lastra, e se non mi colpiva la capra e mi faceva girare, io manco lo vedevo sta cosa. Perché non c'è una chiave per aprirla, capisci? Decide il gioco se aprirtela o no.
Ethan. Well done. Quit hiding, asshole. I'm not letting you get out of this. Ma che cazzo te ne frega? Ma lascialo stare, vai via. Just a little bit more and you're all wrapped up. I'll lend you a hand. So in exchange. In exchange what? First of all, come to me. Put all the flasks in the altar, and I'm sure you'll figure the rest out. Dimmi quando finisce il video. Ethan. Io sono qua, ragazzi. Dannazione la minchia. Devi stare tranquillo, non ti devi abbattere. No, vabbè, ma capisci che non si può fare così. Sì, lo so che giri i coglioni, perché un conto non l'avessimo fatto dall'inizio, diceva vabbè, un tesoro in più, un tesoro in meno, non me ne frega un cazzo. Poi ci siamo sbattuti effettivamente per trovarli tutti. Cioè, se colpa mia, se colpa mia è un discorso, è andata così, ma se il gioco che è una merda mi gira proprio il cazzo, non ce la faccio. Ma io non ho capito, cioè proprio loro che hanno deciso che ci devi andare così, se non lo fai sono cazzi tuoi praticamente. Ma penso solo sia, allora, se è una decisione consapevole, sono degli imbecilli due volte, perché non c'è nessun motivo per precludertelo alla quarta visita. Penso siano solo dei cretini di merda, loro danno per scontato che tu, dopo la terza visita, sai già che c'è quella tomba lì e ci vai subito, punto. Cioè, penso sia proprio un errore. Piatto di Guglielmo. Questo è l'ultimo tesoro, il piatto di Guglielmo. Ora siamo sulla barca. Andiamo a finirlo, per me non stiamo andando a finire. Ma magari ci fa. Mettiamo il terzo. Mettiamo il quarto. Stato zitto, non puoi andare, che è chiuso. Vabbè, Eric, non so, ti passerei il mio. Potesti. Ma tanto io, sai, di queste cose qua, dei collezionabili, non sono un fan accanito, nel senso che. Ho capito, devo andare su, qua c'è una scala che va giù, dove cazzo perché va? Ma mi pare, adesso proviamo a andare a vedere. La scala che va giù va in un posto sì. Nuovo, Esatto, infatti sto andando, stavo dicendo. Ah, delle celle. Io direi comunque dopo, Eric, sai, dopo che torniamo nel villaggio, di andarci lo stesso di nuovo da quella tomba di merda, di ritrovare. Sì, ma ti dico, su YouTube sono andato... Foto di un pesce misterioso. Su YouTube sono andato a leggermi dei commenti, Beppe, e dicevano tutti la stessa roba, cioè sotto i tutorial erano tutti che porco giù perché non si apre, ma perché, ma che cazzo, gioco di merda, e alla fine qualcuno che ha detto guarda che se ci vai dopo, se batti un boss prima di averlo fatto te la giri nel culo. Note sull'impianto del Cadu. 21 anni, maschio argentiere, polmonite, compatibilità scarsa, diffusione assente, trasformazione del corpo, perdita cognitiva, un altro Lycan mandato al pascolo. Quindi praticamente i Lycan sono infettati falliti. Femmina disoccupata, nessuna malattia, risultati morte. 44, femmina, discendenza nobile, non proviene dal villaggio, malattia del sangue ereditaria. Questa qui sarà... Compatibilità molto alta, nessuna perdita cognitiva, in grado di controllare le mutazioni del corpo, applicata procedura di controllo cognitivo mandata in osservazione. Ah, Alcina! Bernadette, Mihai... sì, Alcina D e Alcina Dimitrescu. Esatto. Ma stanno arrivando gli zombie, te lo dico. Perché non... Ah, ce li ho adesso due robe del fucile a pompa. Stiamo tranquilli, adesso. Però qua c'è ancora cosa da prendere, perché... questo del letto, il cadeau... Boh, io qua finisco in un pollaio. Hai preso tutto, praticamente. Sta minchia, ho sbloccato, porco... Ma tu vuoi tenere una bomba, senti. Niente, quindi dobbiamo andare a fare sto rituale. No, sono andato dalla parte sbagliata. Sì, siamo alla fine. Siamo alla fine perché noi mettiamo questo, partiamo dalla fase finale. Sto sentendo? Cos'è sto rumore? Chi è che rompe il cazzo, ruggisce? Con l'aiuto l'avevo già fatto perché non c'è più niente. Sfangetemi i coglioni. No, ma non si apre. Non si apre. Andiamolo al duca di sto cazzo, fuori. Non hai provato a passare comunque, bom, cioè, bom, solo così. No, ci ho provato, non l'ho. Ah, ci ho provato, scusa. Figli della merda, Capcom. Dì da dirgli tu se devi figli della merda, perché...
Se è una cosa ragionata, proprio che dire così, tipo l'inculata, sai quelle cose che ci succedevano anche nei vecchi giochi, del tipo vacci la terza volta perché alla quarta rifiuti di buttare. No, ma come la metti è un'idiozia, cioè Sì. Io non si fa così. ripeto, E io ho avuto solo fortuna, perché se no non me ne accorgevo neanche. l'unica spiegazione che so darmi, cioè tu probabilmente l'avevi già aperta, ma non lo sapevi. Splendid! No, pensa, speedrun, non me ne sono neanche accorto. Dimmi quando ci sei per mettere sto calice di sta minchia, che sto gioco la deve finire, basta. Mi dispiace un po', di fa, che sei nervoso, di fa. Boh, 3-2-1, mettiamo sto coso, dai. Cazzo è, porco di... Qua, flacone del torso. Calice di giganti. Dobbiamo metterlo calice dei laggiù in giganti fondo. dall'altra parte. Che cazzo sta Sì, è arrivando? quello. Se devi andare dove abbiamo visto l'altare di Gesù Cristo. No, l'abbiamo finita. Tu quanto ci fai? Te lo sto dicendo adesso che mettendo quello andiamo in un laboratorio. Sì, Posso per forza. sbagliarmi. Posso sbagliarmi, però un resident c'ha sempre la fine del laboratorio. Tranne il setta. Se trova il laboratorio, Non è cioè ce vero, l'aveva. pensaci bene, pensaci bene. Ah, il DLC, vero? Il DLC. Esatto. Il DLC del figlio. Chi è? Calice dei giganti, ci sarebbe un gigante. A rompermi i coglioni. Ma in realtà, guarda qui Comunque negli scavi. ricordiamoci che Esatto. il cadavere di nostra figlia è dall'altra parte, noi ancora non ce l'abbiamo la bambina. Ficca sto cazzo di calice. Ah, fammelo esaminare prima il calice però. Simbolo dell'Umbrella, questo simbolo mi ricorda qualcosa. Ah, il calice c'ha la bambina ficcata dentro proprio, è vero. Eva. Poi? Scusa, ma dov'è sta parte qua? Ma Un video della Madonna. succedendo? Bom, Dark Souls 2 praticamente. No, Ita vedi nel calice adesso. di pietra. Vedi il calice di pietra, scritto dall'uomo. Stiamo andando. Vabbè, c'è proprio un salvataggio. È la parte finale, sì. Allora lì la fabbrica dove vive il tipo, ma che cazzo... Vabbè. Ho salvato, qua se ti fa salvare qua significa che Boh, dimmi tu, vogliamo fare un tentativo? Sono 10 meno un quarto. ma proviamo a fare un tentativo, se moriamo male. Possiamo staccare quando vogliamo tanto. I'd like to speak to you about Rose and Miranda. Oh, come on in. Vabbè, qua non c'è niente da prendere. It's not a trap. What are you planning? Questo ce lo vuole piantare Aspetta. tantissimo. Boh, ora se la parte della fabbrica è tutta esplorabile, No, qua già è possiamo rosso. ancora. Cioè, se è due Blu. stanze un conto, se sono due come la casa, non so, ce la facciamo qua Allora, si fuori, può andare fastidio. giù, si può andare avanti. Dove dobbiamo andare? No, davanti è bloccato. Quindi si deve andare giù. Esatto. Ecco, questa ferraglia. Per me si vede il magnetismo, dove comunque tutto blu, quindi va bene. Attenzione, qua potrebbe esserci delle informazioni, eh. Ma boh, c'è. Dato perché c'è. Qua avremo delle rivelazioni. Poi tu mi dici magari no, ma. Niente, leviamo sta tenda. Esatto.
Mia? Truth hurts. Di che cazzo parli? Let me guess. You're thinking, take me out like the others, and then he gets to go and save Rose, right? Ti dirò. I'm healing my daughter. Me ne frega più una minchia, cioè, basta. You got the soul wrong. Che cazzo? Take a seat. I don't think. Listen, Ethan, you're being played. What are you talking about? You think this is a game? I said sit. Giustamente ha detto siediti, siediti. Però con le spalle a un buco è un problema. Esatto. Sì. Sì. Ammazzati tutti. Poi. No. It's a test. To see if you're strong enough to be a part of Miranda's family. I don't want to be a part of Miranda's family. Neither did I, but here we are. Ai ai ai. And I'm next in line, right? Kill me, move up the chain. Well, fuck that! I don't give a damn about your personal issues. Ma le... I just want to fix my daughter. Ma sei proprio coglione, sei. So come fa? Do you have any idea how powerful a kid is? Even Miranda's scared of her. Last time you freaked, I swear to God! Quello che parte con la motosega mi fa scazzare. You and me, Ethan. Eh? Together, we go save Rose, and we can use her to grind Miranda into paste. My daughter is not a weapon. Fuck you! Pichu? Pichu forte! E boh. Last chance. You don't want to find out what's in that hole. I'll take my chances. You're a few. Un coglione comunque. Per favore. Ma chi è? Ma chi è? L'uomo di coppia? Che cazzo è? Dobbiamo scappare. È un vicolo cieco o un problema? No, ti devi buttare dentro la botola. Di fianco. Vicolo cieco. Giustamente in mezzo al metallo. Gesù Cristo. Quel tetano. Era. Quel tetano. Quello che si è vaccinato per lui. Vediamo un po' della roba. Ragazzi. Vabbè, senti, questo lo mordono i micai, i mutamiceti, i licantropi, non gli fa un cazzo, quindi figurati. Sì, effettivamente. Sì, effettivamente nella... Altro che Covid. Questo sarà più che vaccinato, direi. Questo c'ha gli anticorpi di tutto. Sta roba dipende... Io sta roba del prendere Miranda lo vuole con lui in testa, ammazzarne più buono, non so che cazzo stava dicendo. Allora, ma sì, effettivamente ci sta, t'ha fatto ammazzare tutta la famiglia. Sapendo che lui è il... sapendo che lui è stato abbastanza forte da far scannare tutti quanti. Può anche starci, però sai cosa? Mi avete rotto i coglioni, voi, la babbira. Ma hanno rotto il medioevo, i vostri tesori della minchia. Soprattutto i tesori. Poi scusa, poi mi devi spiegare una roba. Vada. Tutto sto rituale di merda e poi ti porta nella fabbrica di lui. Ah, cioè, effettivamente mi aspettavo una roba, cioè lui è... Effettivamente, cioè alla fine è rituale per poi andare nella... Cioè mi aspettavo, effettivamente, cioè io pensavo arrivassi da Miranda, no? Mettendo i quattro cose, invece lui è talmente così importante da metterlo dopo... Ma infatti, sì, effettivamente. Boh. Però parte non è chiaro. Io comunque me la... abbastanza lasciando, tanto se
Niente, volevo. Qua c'è qualcosa che mi sto perdendo, ma non c'ho più voglia. Ma dove? C'è una Ah, tu stanza dici cercare rossa. la roba. Boh, ho sprecato una cura, vaffanculo alla mad. Ah, c'è un'altra porta. Da prendere. Teschio cristallizzato pazzesco, che fa? Dai. L'ho salvato. C'era il salvataggio e ho preso la valigia. Penso l'avevi visto anche tu. No, non l'ho visto. Dov'è? Era Nella discarica e dopo? nella fabbrica dove tu esci dopo che sali. This place is messed up. I've gotta get upstairs. Vedi tipo una fabbrica, dovresti vedere. Sì, la fabbrica di Urza. È qua. E poi qua di fianco c'è il ciccionazzo. C'è da prendere una valigia, io l'ho comprata nel caso, il salvataggio. Tanto che mi pare che questa zona qua è abbastanza corta, nel senso che esci di qua per andare piano, per recuperare il giro. One of my most popular items. Attenzione, io lì vedo delle robe, vedo del Kalashnikov. Please let me know if you'd like to strengthen your Vedo delle weapons. armi bestiali. Io ribadisco, Call of Duty non è un problema se ti aspetti Call of Duty.